Paella di riso venere ai calamari. Per preparare la paella di riso venere ai calamari abbiamo bisogno di 700 g di riso venere, 500 g di calamari, 2 decilitri di vino bianco secco, 2 spicchi d'aglio, 2 pomodori maturi, 50 g di parmigiano reggiano grattugiato, una noce di burro, una cipolla, mezzo peperone rosso, un peperone verde, 2 litri di Il mio brodo star verdure, una cucchiaiata di zafferano in polvere e sale. Laviamo e tagliamo a pezzetti la cipolla e gli spicchi d'aglio. Laviamo i peperoni, eliminiamo i semi e li tagliamo a pezzettini. Mettiamo sul fuoco una paelliera o una padella grande. Aggiungiamo un poco d'olio, il sale, l'aglio, la cipolla e i peperoni ridotti a pezzetti. Giriamo e lasciamo soffriggere tutti gli ingredienti per qualche minuto fino a che la cipolla si ammorbidisca. Puliamo bene il mezzo chilo di calamari e li tagliamo a pezzi. Li aggiungiamo al soffritto di verdure nella padella e li facciamo saltare per alcuni minuti. In seguito aggiungiamo il riso e lo zafferano. Giriamo per amalgamare tutti i sapori e per abbrustolire bene il riso. Il riso nero o venere è una varietà integrale di riso dall'intenso colore ebano quando è crudo e si trasforma in purpureo una volta cotto. È originario della Cina e si coltiva anche in Italia. Questo tipo di riso possiede elevate proprietà nutrizionali. È fonte di fibra, antiossidanti, vitamina E, sali minerali, fosforo e ferro. È inoltre considerato un potente antinfiammatorio naturale. Versiamo un bicchiere di vino sulla paella e lasciamo che l'alcol evapori. Per dare più sapore al piatto, incorporiamo Il mio brodo star verdure. Aggiustiamo di sale e lasciamo cuocere per 5 minuti a fuoco forte. Abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere a fuoco medio per altri 12 minuti. Quando mancano pochi minuti al termine della cottura, aggiungiamo una noce di burro e i 50 g di parmigiano grattugiato. Giriamo con un cucchiaio per amalgamare il tutto. Ritiriamo la paelliera o padella dal fuoco e la copriamo con un foglio di carta di giornale. La lasciamo riposare per 5 minuti per permettere il completo assorbimento del liquido a freddo. Pronto da mangiare!